tutto facile, ottima interpretazione della partita e i punti rosicchiati al Matelica, che sono la cosa che più conta. Certo, certo, penso che comunque abbiamo studiato bene la partita, già da inizio settimana sapevamo che non potevamo sbagliare dopo il pareggio di Campobasso, abbiamo rischiato parecchio a Montegiorgio, però alla fine abbiamo vinto, quindi non potevamo rischiare, dovevamo vincere assolutamente. Quindi che abbiamo fatto? Ci siamo rimboccati le maniche, abbiamo fatto una grande partita come da vera squadra. Primo tempo molto bene, non abbiamo concesso quasi niente, forse abbiamo un po' peccato sul 2-1, abbiamo avuto un po' di sfortuna e lì ci siamo un po' abbassati, però siamo stati subito bravi a fare il 3-1 e poi il secondo tempo a chiuderla. Certo, un'occhiata al prossimo avversario, dicevamo ultimo turno infrasettimanale del 2018, mercoledì ore 20:30 all'Orogel Stadium. Caro Emanuele, questa è la scheda sul San Nicolò, è una squadra molto pericolosa anche perché c'è il capocannoniere. Sì, sì, certo, hai assolutamente ragione, comunque nessuna partita secondo me è da sottovalutare, perché comunque questo è un campionato difficile, a prescindere da tutto. È l'ultima grande che vi manca, bravo, diciamo così. Sì. Diciamo di sì, è l'ultima di quelle che stanno più in alto in classifica e come sempre noi daremo il nostro massimo per portare a casa il risultato, come abbiamo fatto da Avezzano, dalla prima partita fino all'ultima partita che è stata con la Vastese, che abbiamo vinto in casa.